Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata della Computer Museo. Scusate se ho questo tipo di visuale, come vedete lo schermo sembra tutto schiacciato, ma è la lente della telecamera che ho cambiato, ho messo tipo fisheye. Allora, visto che in molti mi avete scritto come si fa a impostare l'estensione schermo, il clone dello schermo e altre cose in Windows 8, adesso vi spiegherò come fare. Allora, andiamo qui in alto, come vedete qui a qui, proprio qui. O se no, con il touchpad spingere in questo modo. Se voi farete in questo modo, si aprirà questa barra strana che non si vede proprio tutti i giorni. Allora, questa barra strana si può anche attivare in questo modo, andando col cursore così come vedete si attiva. C'è scritto dispositivi, cliccateci sopra. A questo punto vi usciranno tutti gli schermi collegati, poi dipende dalla scheda video, quindi può essere VGA o HDMI. Premete secondo schermo, poi potete averne anche un terzo se avete collegato anche l'HDMI e VGA insieme. Qua c'è scritto proietta su uno schermo connesso, quindi ad esempio questo qui. Ci sono quattro possibilità: solo PC, duplica, estendi e solo secondo schermo. Allora, il solo schermo PC, cioè quello del portatile. Il duplica sarebbe questo qui. Adesso vedrete, tac tac, si vede lo stesso desktop. Poi ovviamente ci sono altri tipi, come l'estendi, che è quello che stavo utilizzando io in quel momento, che è così. E poi c'è ovviamente solo secondo schermo. In questo caso serve solo o per presentare o per fare delle presentazioni o in caso che il vostro schermo si sia spaccato a metà e potete vedere solo la metà dove c'è questa impostazione. Comunque, spero che nessuno succeda. Ci vediamo alla prossima puntata del Computer Museo appena possibile. Ciao ciao!